Iniziamo oggi questa nostra riflessione sul cammino di preghiera di Etty Hillesum, che è la seconda testimone che ci sta accompagnando in questo tempo di Quaresima e che noi abbiamo scelto appunto come testimoni di Quaresima, non intendendo strettamente la Quaresima come semplicemente un tempo liturgico, no, ma proprio nella sua accezione più larga e più grande. E dicevo, è importante comprendere questa preghiera, questo cammino di preghiera, che in lei, come vediamo, è graduale. E non è che uno si laurea in preghiera, cioè fa un corso e poi si laurea. No, la preghiera, se è preghiera del cuore, come quella che stiamo vedendo in Etty Hillesum, se è preghiera della vita, è qualcosa che fa parte delle tappe, della gradualità della tua vita. È qualcosa che è un apprendistato continuo e quotidiano. Le sfide della vita, le sfide della violenza e della persecuzione nazista sul popolo ebreo, di cui Etty Hillesum fa parte, per lei erano appunto momenti per poter crescere nella preghiera. È un momento di apprendistato della preghiera e non solo, ma anche della libertà. A proposito, lei scrive: qualcosa sta per succedermi e non so se si tratta di un semplice cambiamento di umore o di una mutazione più essenziale. Si direbbe che tutto di un colpo abbia ritrovato il mio cardine primario e che abbia acquisito maggiore autonomia e indipendenza. Vedete, nel cuore di questa donna, ormai immersa nella sofferenza, la preghiera la sta riportando all'essenza della vita, essenza della vita che lei chiama cardine primario. Una preghiera che diventa anche una libertà, la libertà semmai da tutto ciò che il dolore stesso ti poteva impedire di essere tale, libero. E quindi Etty scrive giustamente Yves Berriol, Etty si inoltra con coraggio verso gli altri pianori interiori che la chiamano, abbandonandosi gradualmente all'azione di Dio e alla nuova intimità che la salva in qualche modo da se stessa. La preghiera diventa appunto salvezza da me stesso, cioè dai miei egoismi, dalle mie paure, dai miei limiti. Etty con coraggio va verso gli alti pianori interiori, così scrivono di lei alcuni esperti. Non va sopra di sé, ma va nel profondo di sé. Ecco, la preghiera ci deve aiutare appunto ad andare dentro, a scavarci dentro, per poterci liberare, per poter uscire da noi stessi, soprattutto in tempo di sofferenza, soprattutto in tempo di Quaresima, tra virgolette, soprattutto in tempo di dolore e in un tempo in cui la nostra emotività ha la meglio sulla nostra libertà e la nostra intelligenza. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.